Lo so, ragazzi, lo so perfettamente. Cosa so? Voi già starete dicendo: ma come mai il Napoli ha acquistato due giocatori e questo ancora deve fare il video, ragazzi? Io, come ho spiegato nello scorso post partita di Napoli-Perugia, aspettavo appunto l'ufficialità di questi due nuovi acquisti, soprattutto quella di Lobotka, perché comunque tardava ad arrivare. Però è arrivata ieri e siamo qui appunto per fare il video, ragazzi. Tra l'altro anche un pochino in ritardo, perché comunque Demme già ha fatto il suo esordio, ricordiamo, contro il Perugia. Ne ho parlato anche nel post partita. Ed eccomi qui, ragazzi, per farvi sapere comunque il mio pensiero di questi due acquisti. Come sapete, io sono un grande tifoso del Napoli. Quando si tratta appunto di Napoli, io mi espongo. Quindi cosa posso dire? Tra l'altro non ho salutato ancora, ragazzi, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in questo mio nuovo video da LOLFAN. Allora, ragazzi, allora Demme e Lobotka ufficiale sono nuovi giocatori del Napoli. Per chi non lo sapesse, sono due centrocampisti, che uno è slovacco, che è Lobotka, e l'altro Demme è tedesco. Abbiamo comprato Demme dal Lipsia, che comunque, ragazzi, io credo che Diego Demme è un buonissimo acquisto. Non è che l'abbiamo preso da una squadra che sta ultima in classifica oppure di un campionato in Burundi, ma comunque in un campionato tedesco che è difficile, e in questo momento Lipsia è primo in classifica, ragazzi. Voi direte: ma abbiamo preso un giocatore che ha fatto 0 assist, meno un gol, due gol, pochissimo. Ragazzi, io sono d'accordo con voi. Però, se comunque sa fare bene il suo ruolo e dimostra che sul campo ce l'ha, può fare anche 0 gol, ma basta che ci aiuta, ragazzi, perché qui noi a centrocampo non stiamo messi bene. Quindi due acquisti, a parer mio, inaspettati, perché sinceramente è da tempo che non accadeva. Due acquisti a gennaio, il presidente del Napoli, De Laurentiis, non ha quasi mai speso a gennaio. Tra l'altro, mi ricordo 2 anni fa, quando lottavamo lo scudetto con la Juventus, disse addirittura che stavamo bene così, 11 giocatori contati, e poi ovviamente non hai vinto un cazzo. Quindi, ragazzi, io credo che due acquisti sono inaspettati. Il presidente a gennaio raramente fa acquisti, come ad esempio Lozano l'anno scorso, che si doveva parlare per gennaio, che se era quasi un giocatore del Napoli, poi non è arrivato nessuno. Quindi, ragazzi, penso che Demme sia un buon giocatore. Ha fatto anche il suo esordio, ovviamente, due tocchi di prima, ragazzi, due passaggi ha fatto, ma bisogna veramente valutarlo bene sul campo, perché il campo parla sempre, ragazzi, non ce lo dimentichiamo, non diamo giudizi affrettati. Credo, ripeto, credo che comunque ci darà, anzi ci deve dare una mano a centrocampo. Con questi due acquisti, ragazzi, io credo che Allan ritornerà a fare il suo ruolo, cioè quella della mezzala, perché diciamo che il mediano, parliamoci chiaro, non lo sa fare proprio, o almeno un po', ma comunque limitatamente. E credo che comunque ritornerà a fare il suo ruolo, e credo che vedremo l'Allan di tanto tempo fa, con grinta e con passione e con voglia soprattutto di giocare, perché ci sono giocatori del Napoli che non hanno voglia di giocare, e credo che se ne possono anche andare a fare in culo a giugno, perché noi a giugno dobbiamo vendere 6-7 giocatori. Questo lo sappiamo. Quindi Demme, operazione da 12 milioni di euro, ripeto, preso da un Lipsia che sta primo in classifica, e centrocampista comunque che ha gamba, soprattutto il suo papà è anche napoletano, e si è scelto proprio il nome Diego perché gli piaceva tanto Maradona. E quindi spero che ci dia un buon contributo. Mentre, ragazzi, l'altro acquisto, io diciamo che negli scorsi video già ho parlato e già ho espresso il mio parere sull'Obotka. Anche lui, scusate, credo che sia un giocatore veloce a centrocampo,
dove fa tanti assist, non tanti gol, è lontanamente, ripeto, è lontanamente da Jorginho. Sinceramente nello scorso video avevo detto il contrario, però facendoci caso non è un regista vero e proprio, quindi è lontano proprio da Jorginho. Ma ragazzi, fa muovere bene la palla a centrocampo e fa ripartire bene l'azione, e essendo comunque veloce e dribbla tanto, quindi credo che darà movimento e non poco al centrocampo, al nostro centrocampo, perché ragazzi ci servivano due centrocampisti. In questo momento serve anche un terzino, senza dubbio, e si sta parlando di Tsimikas, là, se non ricordo male il nome, però non è ancora niente, non c'è niente ancora, però credo che con questi due acquisti poi il Napoli ha finito, senza dubbio si rivedrà tutto a giugno, perché a giugno, ripeto ragazzi, 6-7 giocatori devono andare via, dovranno andare via. Ora sono esclusi anche Goulam, per quanto riguarda questi due acquisti, Fabian Ruiz o Zielinski. E ragazzi, io credo che o Demi o Lobotka li devi far giocare titolari, e non possono giocare entrambi perché sono due centrocampisti centrali, e quindi non possono giocare insieme. Ragazzi, Fabian Ruiz o Zielinski, uno dei due sempre li devi far giocare, poi comunque vedrà Gattuso con il turnover eccetera. Quindi ragazzi, per quanto riguarda Lobotka, sappiamo che il Napoli ha speso 20 milioni di euro per 4 anni, quindi più 4 di bonus, 20 milioni di euro, fino al 2024. Quindi ragazzi, io credo che il video possa concludere qui. Due acquisti che ci volevano senza dubbio, non sono top player, io non do giudizi affrettati, spero e credo che siano buoni giocatori. Ci daranno sicuramente una mano a centrocampo, quindi penso che non ci sta niente a ricere, non c'è niente da cui discutere e aggiungere altro. Quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al mio canale qualora non l'avesse ancora fatto. Sempre, e dico sempre, forza Napoli, a noi non ci accendono più, lo sapete, è sempre bello dirlo. Dembe, Lobotka, due giocatori che spero faranno bene al centrocampo, perché ne abbiamo tanti di mercenari in squadra. A dopo.